Ma oggi più che parlare della partita all'inizio c'è da celebrare questo Pro Piacenza, perché lei oggi è costretto a usare la parola siamo salvi. Sì, solitamente 45 punti sono sufficienti per questo obiettivo, e ce l'abbiamo fatta al senso alla fine. Io credo che per il Pro Piacenza sia un risultato ottimo, che va al di là delle aspettative, e quindi siamo molto contenti anche di come è arrivato, perché la squadra lo ha cercato dal primo secondo della gara e per tutti i 94 minuti, che secondo me sono stati giustamente premiati. Io ho parlato alla fine della nostra radiocronica, dei nostri flash, di un'impresa di questo Pro Piacenza, perché io a dicembre non avrei scommesso un euro su questa facilità con cui la squadra è arrivata alla salvezza. Sì, io sono contento di questa sua affermazione, perché dà ancora più valore alle prestazioni dei miei giocatori. Hanno fatto tanto e quel tanto l'hanno fatto anche molto bene. Quindi questo è un risultato importante sia per la società, per il club, per il nostro presidente, che ha speso tante energie non solo fisiche ma anche economiche. E io credo che si porta a casa un bel risultato lui e tutti i miei ragazzi, che davvero hanno dato tantissimo per raggiungere questo obiettivo prima ancora dell'ultima giornata. Moltissimi sono stati protagonisti fino ad oggi di questo ottimo risultato, quindi oggi ce lo goderemo. Purtroppo però si gioca già martedì, quindi c'è solamente oggi e domani, poi bisogna ritornare in partita. Adesso è ovvio che cambiano le prospettive di questo campionato e diventa però più semplice giocare con tranquillità per un obiettivo sperato. Certo, siamo lì e ce la stiamo giocando con altre squadre che sicuramente sono potenzialmente più brave di noi, anche se poi dopo è sempre il campo che deciderà la squadra più brava o quella più fortunata. Noi ci siamo sempre affidati a questo giudizio e lo faremo anche nelle prossime partite, senza però dimenticare l'ottimo risultato raggiunto, perché è un risultato importante, visto come avete detto voi, il girone d'andata era stato un po' particolare, tra pochi alti e tanti bassi, e poi questo girone di ritorno, secondo il mio punto di vista, strepitoso, perché la squadra ha fatto tanti gol e ne ha subito quasi niente, quindi è dimostrazione che molti giocatori sono anche maturati, sono cresciuti e sono migliorati. Questo è un aspetto, da un allenatore e per uno staff è uno degli aspetti più belli. Un'ultima battuta ovviamente doverosa sulla partita, non una gran partita di calcio, ma è anche difficile vedere giocare a calcio su un campo del genere. Penso che oggi i miei ragazzi sono stati ancora più bravi, perché non era facile adattarsi sia alle dimensioni del campo che alla qualità del terreno. L'hanno fatto in maniera molto intelligente, dimostrando la massima maturità, sono stati concentrati per tutti questi minuti. Chi è entrato ha partecipato attivamente alla gara, tanto è vero che uno di questi, che è Nicola Pozzi, è riuscito anche a regalarci 3 punti. Quindi una squadra che si è adattata perfettamente alle condizioni atmosferiche e quindi ambientali, quindi meglio di così.